È il posticipo della penultima giornata di andata ed è una partita che ha un peso specifico enorme, quella che vedrà protagoniste Latina e Pescara, di fronte tra loro in una gara che mette in palio punti importanti per la qualificazione alla Final Eight. Comincia dunque il match con Canal, adesso Nicolodi che sfida Lara nell'uno contro uno. Prova ad andarsene sulla destra, esplode il tiro, attento Chicchio, Rogerio, grande esperienza da parte di Rogerio che è praticamente uno dei giocatori. Attenzione, un'altra conclusione improvvisa, Menini, lancio in profondità di Menini, attenzione, c'è una buona chance adesso per Bacaro, sinistro che viene neutralizzato da Caputo. Sostegno del pubblico sicuramente importante in questa serata, che può dare una mano e come alla formazione dell'Azzurra. Il gol da parte di Bacaro, pescato da Menini direttamente da calcio d'angolo. Attenzione intanto, Lucas Maina, spalla alla porta, Maina, la conclusione di Maina, vediamo se caccerà in porta, è uno schema, gol, rete da parte di Rogerio che è riuscito con questo tiro di sinistro a pareggiare i conti. Tocco per Bacaro e rete, 2-1 da parte della Rapido. Dalla giocata sopraffina, eccelsa da parte di Maina, vola Chicchio, spettacolare il suo tuffo. I suoi interventi sono stati più volte decisivi, attenzione il palo intanto colpito, ancora Canal, tiro da parte di Canal improvviso, Salas dentro il pallone, arriva il gol del pareggio, ha segnato Canal sul secondo palo, Rogerio autore del gol del 2-1, ancora Canal, il destro di Canal, parata da parte di Simone Chicchio. Rogerio, pallone dentro per Caputo, tiro di Caputo, centrale, adesso Bacaro, dentro il pallone per Menini, intervento provvidenziale da parte del portiere Capuozzo. Rogerio sulla sinistra per Canal, se ne va Canal, pallonetto di Canal e gol. Sontuosa realizzazione da parte di Canal, con lo scavetto ha mandato fuori tempo il portiere Chicchio. Vediamo se Bacaro ci smentirà, prende la rincorsa Bacaro, la palla termina sul fondo, incredibile, a mettere il pallone sotto le gambe di Caputo, riparte Canal, attenzione Canal e Chicchio questa volta riesce con la mano sinistra, se ne va Ercolessi, provato a dare a Rogerio, ancora Ercolessi tutto solo, non riesce da due passi Rogerio a correggere in gol. Per poco Maina non ruba, non scippa questo pallone. Lara, il tiro di Lara, improvviso. Riparte Battistoni, conduce questa azione in transizione. Doppia finta e il tiro da parte di Battistoni. Trova ancora un eccellente Capuozzo. Finora non sta assolutamente accusando nessun tipo di problema. La formazione delle Pescara, adesso non c'è più il portiere. E il tiro e la palla che termina fuori di pochissimo. Battistoni perde il pallone e qui si può chiudere la partita. Ed è così, rete da parte di Canal, glaciale, freddo, lucido. E dunque con questo risultato, Rapido 2, Pescara 4, vi salutiamo, vi diamo appuntamento ai prossimi impegni con la Rapido. Un cordiale saluto da Enrico Pasquali Coluzzi e da Daniele Porcelli.